io pensavo di vivere vicino ad una scuola elementare. Non vicino ad una discoteca a cielo aperto. Obladì obladà, che bordello che sarà oggi. Non fa rima. Oggi, martedì 15 giugno, non darò un esame, ne darò due. O perlomeno ci proverò. Esame di fisica tecnica e laboratorio di tecnologia. Spero che le mie condizioni di malessere psicologico non traspaiano dal mio aspetto, però purtroppo penso che sia così, quindi. Vediamo com'è il porridge freddo. È un po' denso, eh. È la colazione perfetta per l'estate, deciso. Perciò, come funzionerà la giornata di oggi? Alle 9.30 ho il primo esame, fisica tecnica, la parte scritta. Se questa parte scritta andrà bene, avrò la parte orale il pomeriggio. Però in tutto questo, nel mentre, alle 12 ho l'esame di laboratorio di tecnologia. Per quanto riguarda il primo esame non sono molto fiducioso, però come si dice l'importante è provarlo. Mentre per il secondo sono più fiducioso. Fatto sta che comunque vadano questi esami, sarà una vittoria per me. Perché se dovessi passare tutte e due... Allora bene, sarò felice. Invece se dovessi bocciarne uno o entrambi, speriamo di no, potrò fare un bel titolo per il video di YouTube. Ho bocciato il mio primo esame, la prima volta che vengo bocciato. Già, già. Però vediamo di passarli. Daje, daje. Sembra di essere tornato ad un anno fa quando stavo dando l'esame scritto di matematica. Inizio ad avere un po' di ansietta. Ok, ci siamo. Aiuto. Damn. Ok, ho finito. Devo dirvelo sinceramente, è andata una me. Avevamo da fare 7 esercizi, ce lo proiettavano uno ogni 5 minuti e io sono riuscito a farne 5 su 7 e sicuramente non l'avrò fatti perfetti, quindi mi sa tanto che dovrò riprovarlo il 6 luglio. Però adesso non abbiamo tempo per rattristarci perché bisogna buttarci nel secondo esame della giornata, che sarebbe tecnologia col progetto delle 3 unità abitative. Sostanzialmente io e i miei compagni di gruppo dovremo andare a descrivere il progetto che abbiamo fatto in questo semestre al professore. Questi qui sono i render finali delle case. Adesso ditemi se non ci vivreste in queste villette. Here we go. Con il secondo round. Abbiamo lasciato indietro, ci siete tutti? Salve, buongiorno. Damiano, Serafini, Fabio Tonelli e Francesco Zini. Con l'elemento che vedo lì selezionato con rettangolo. Grazie. Grazie. A tra poco. Finito. Finito anche questo. Questo è andato meglio. Il gruppo E, Damiano, Mirò, Serafini, Fabio Tonelli, Francesco Zini, 30 anche a voi. Grazie mille, buona giornata. È sempre abbastanza triste finire un lavoro di gruppo, un lavoro di laboratorio, però anche molto soddisfacente. Il primo esame della sessione estiva è andato con un bel 30 su 30. Andiamo anche con questa parte orale. Cioè, io non la voglio fare, però. Ok, allora, non è sicuro che io debba fare l'orale, il che mi rende molto più felice di prima, perché bisogna aver fatto lo scritto sufficiente per accedere all'orale, cosa che io non penso assolutamente di aver fatto. Quindi magari oggi non dovrò fare l'orale perché sono veramente cotto, ho il cervello completamente evaporato. Non pensavo fosse così impegnativo e stancante dare 2 esami in un giorno, però speriamo di non essere passati. L'ultimo corretto era Zini. Da uno manca, c'è un errore, anche se aveva scritto, diciamo, la formula in maniera corretta. Sì. Esercizio 2, ci sono degli errori, ma insomma qualcosa. Esercizio 6, anche lì mi sembra. Esercizio 7 l'ha impostato, però quindi non è ammesso all'orale. Perfetto. Grazie mille. Allora, adesso, prego, grazie a voi. Allora, adesso io richiamo le persone Sono ammesse. felice di aver bocciato un Poi esame. Quindi penso che la cosa più intelligente da fare adesso sia quella ok. di assistere a tutti gli esami e segnarsi tutte le domande che fa la professoressa. Questo video sta essendo troppo statico e poco felice. Ciao Jimmy. Obladì obladà. Ah, porca vacca che caldo.
E per adesso c'erano anche troppi pochi gatti in questo video. Abbiamo risolto. Negli ultimi 10 giorni gli unici spostamenti che ho fatto sono stati massimo casa palestra. È stata una vita abbastanza sedentaria e molto triste. E purtroppo dovrà continuare ad essere così fino al 6 luglio, finché non ridarò fisica tecnica. No, non mollo, io non demordo, lo devo dare. Ormai è una questione personale. Sono in canottiera e sto schiumando. E oggi interrompiamo la monotonia dei nostri spostamenti andando al supermercato. Che lussi che mi concedo. Capatina al supermercato solamente per prendere Rice Krispies. Sono dovuto venire al supermercato solamente per comprarmi Rice Krispies, per il semplice fatto che mio babbo, quando è venuto a fare la spesa, ha comprato i Rice Krispies al cioccolato. Cioè, adesso voi ditemi se io vi sembro il tipo da Rice Krispies tarocchi al cioccolato. Loro sono il mio unico amore. Adesso dirigiamoci nel nostro luogo del piacere. Signori e signore, in palestra. L'unica cosa che mi fa arrabbiare dell'esame di oggi è che ieri, per studiare, non sono venuto a allenarmi in palestra. Ho saltato il mio allenamento di petto per studiare. Non va bene. Magari l'ho bocciato per questo l'esame. Quindi oggi, allenamento petto e si gode come tacchini. Non so quanti litri d'acqua ho perso oggi. Però adesso sono felice. Non che prima non lo fossi, però adesso sono più felice. La vita è già bella di suo, poi se vai in palestra è ancora più bella. Figa, né? No, veramente è bella la vita, godetevela. Non lasciatevi rattristare dai fallimenti a scuola, dell'università. Sono solamente piccolezze. Però in effetti, pensandoci, la vita non è così tanto bella se messa di fronte a yoga con fiocchi d'avena e extra Kellogg's. Soprattutto se accompagnato dall'ultimo episodio di Atypical. Serie che devo dire si è rivelata veramente, veramente bella. Ve la straconsiglio. Questo Zix, che sarebbe Zini più Mix, è micidiale. Buon appetito a tutti. Sono un botto sudato. Quindi dalla mia mano sudata è tutto e noi ci vediamo prossimamente con un nuovo daily vlog. Spero presto. Arrivederci.